Buonasera e ben ritrovati a 7 Sera. Continuiamo questa puntata dedicata alla salute. Continuiamo il nostro approfondimento su una terribile patologia. Continuiamo a parlare di carcinoma polmonare. Allora do subito il ben ritrovato alla ricercatrice Silvia Novello. Ben ritrovata. Allora, abbiamo iniziato a parlarne, abbiamo capito cos'è, se ci sono dei sintomi che possono essere campanello d'allarme. Ricordiamo che sempre quando c'è qualche cosa nella nostra respirazione, nel nostro sentirci quotidiano, che non è normale, non coincide magari col fatto che ci stiamo stancando tanto per il lavoro, ma non stiamo facendo niente di nuovo, siamo a pezzi, come dire, non respiriamo più, ci sono tracce piccole di sangue nella nostra tosse, allora è sempre meglio farci controllare, perché non c'è il sospetto per forza di un tumore, ma c'è sempre qualcosa da vedere della nostra salute. Questo ci ho tenuto a ripeterlo per tutti i telespettatori che abbiamo appena iniziato a guardare. Io voglio molto che a casa sappiano che la prevenzione, la diagnosi precoce è fondamentale. Ma torniamo alla problematica che stiamo indagando oggi. Allora, il carcinoma polmonare. Abbiamo detto che purtroppo, ahimè, è in crescita, ma vediamo come. Allora, sono tantissimi gli uomini colpiti, ma ci sono dei dati in controtendenza. Allora, gli uomini colpiti sono molti, ma pare che scendano, e sono invece sempre di più le donne. Purtroppo sì, nel senso che il tumore al polmone è sempre stata considerata una malattia prevalentemente maschile, ma in legame soprattutto alla diffusione del fumo anche tra le donne c'è stato un incremento di questa malattia anche nella popolazione femminile, tant'è che oggi negli Stati Uniti, ad esempio, ma anche in alcuni paesi d'Europa, il tumore al polmone rappresenta la prima causa di morte per cancro anche fra le donne, pur avendo alcuni tipi di tumore come il tumore al seno che numericamente fanno numeri decisamente superiori, però sono due malattie che vanno diversamente, quindi bisogna che le donne siano a conoscenza del fatto che questa malattia può colpire anche loro, e quindi di rimando fare attenzione proprio ai segnali che hai riportato poco fa. Per le donne ci sono alcuni elementi un pochino diversi rispetto alla popolazione maschile. Il tumore al polmone rimane prevalentemente legato al fumo di sigaretta, l'80-85% dei pazienti affetti da questa malattia sono o sono stati dei forti fumatori, dei fumatori. Però ad oggi in Italia esiste un 15-20% di pazienti che non ha mai fumato. La maggior parte delle persone affette da un tumore al polmone che non hanno mai fumato sono donne. Questo ha fatto pensare che esistessero, come per tante altre malattie, quelle che si chiamano differenze di genere, cioè che ci sia una diversa suscettibilità nei confronti di questa malattia negli uomini e nelle donne, probabilmente perché gli uomini e le donne, vabbè, sicuramente hanno un diverso assetto ormonale, ma hanno probabilmente anche una diversa capacità di riparazione del DNA, quindi quello che è il nostro codice genetico che viene alterato nella malattia tumorale. Quello che fa la differenza è la capacità di riparare a questo danno, e probabilmente ci sono degli studi in corso che vanno a vedere proprio questo: uomini e donne hanno una capacità di riparare differente. Benissimo, ahimè, no, nel senso che bisogna dire alle donne di stare sempre più attente. Adesso cercheremo di spiegarvi chi è vicino a voi, quali sono i percorsi a cui potete anche rivolgervi. Solo un piccolo chiarimento sul fatto che tantissimi non fumatori sono colpiti da questa patologia. Allora, perché? Cosa sta succedendo? Può essere che le variazioni anche climatiche, ambientali che stiamo vivendo in questi ultimi anni creino un invecchiamento precoce del nostro organismo, siano elementi comunque di disturbo. Per esempio, chi vive in città molto molto inquinate è più a rischio di chi vive in una campagna. Ci sono dei piccoli accorgimenti magari anche pensando ai nostri piccoli, no? Ai nostri bimbi che devono crescere. Allora, c'è qualche modo in cui possiamo metterli al riparo? Ovviamente li educheremo insegnandogli di non fumare e tutte le buone abitudini, ma un piccolo sistema per pensare che almeno non gli facciamo respirare qualcosa che è proprio dannoso. In realtà sicuramente le abitudini di vita attuali e le modalità di vita attuali non aiutano nei confronti di una malattia che è legata all'invecchiamento cellulare. Però non esistono delle prove e degli studi che dimostrino effettivamente che nelle zone industrializzate rispetto alle zone rurali
il numero di malattie sia decisamente superiore. Diciamo che è molto difficile da andare a vedere perché comunque nelle zone rurali, così come nelle zone industrializzate, ci sono dei forti fumatori, quindi sono elementi difficili da slegare fra di loro e da andare a capire veramente. Per esempio, si sa che l'inquinamento ambientale ha aumentato altri tipi di malattie come la bronchite cronica o l'enfisema. Per il tumore non esistono dei dati così certi. Ci sono dei fattori di esposizione, per esempio, a sostanze in ambito lavorativo che sono assolutamente riconosciute e quindi l'esposizione a questi fattori in ambito lavorativo, quali per esempio l'asbesto o altri materiali come le amine aromatiche, anche in persone che non abbiano mai fumato, può dare questa patologia. Ecco, poi c'è da dire che anche il fumo passivo ha una bruttissima componente. Ecco, possiamo stare attenti a non fumare noi, ma se poi viviamo in un ambiente carico di fumo siamo esposti più o meno allo stesso livello. Adesso invece cerchiamo di pensare a quello che ci può aiutare. Allora, abbiamo parlato di donne che devono iniziare a conoscere questa problematica ancora di più. Vediamo chi sta loro vicino. Comunque parliamo di donne, ma parliamo adesso di un'associazione che prende un po' per la mano tutte le persone che hanno veramente bisogno. Parliamo di Walch. Che cos'è esattamente? Questa associazione nasceva nel 2006 per sensibilizzare la popolazione femminile nei confronti dell'aumento della patologia, quindi dell'aumento del tumore al polmone, ma oggi è un'associazione che si occupa di tutti i pazienti affetti da questa malattia e dei loro familiari. Esistono, come abbiamo visto nell'intervista durante il servizio, poche advocacy, a differenza di altre malattie come per esempio l'HIV, in cui i gruppi pazienti hanno un ruolo fondamentale nella malattia. Per il tumore al polmone è difficile perché di nuovo è una malattia stigmatizzata e purtroppo è una malattia in cui molto spesso i pazienti non hanno voglia di essere coinvolti in attività di questo tipo. Walch si occupa dei malati dalla prevenzione alla terapia ai programmi di supporto, quindi sviluppa tutta una serie di iniziative che servono proprio un po' per combattere o per prevenire la malattia, ma poi nel momento in cui la malattia si presenti aiutano i pazienti ad affrontarla meglio, a partire dall'informazione. Perché nonostante tutto si parla ancora poco di tumore al polmone, spesso si parla male o magari in maniera non comprensibile a persone che non siano medici o che non siano infermieri. Quindi Walch ha cominciato con le informazioni sul sito. Il sito ha una parte dedicata ai progetti di supporto e una parte più scientifica con tutte le informazioni e con dei libretti informativi che spiegano un po' tutto quello che riguarda la malattia, la sua cura in termini di chemioterapia, di nuovi trattamenti, in termini di radioterapia. Nulla si vuole sostituire al medico di riferimento, sono un aiuto in più perché molto spesso rimane un dubbio, molto spesso a casa magari ci sono persone che non erano presenti alla visita e che vogliono sapere qualcosa in più e Walch supporta in questo. Ecco, perché anche l'informazione è veramente importante quando si parla della nostra salute. Spesso ci si dimentica che i pazienti, le persone poi colpite non sono degli addetti ai lavori, non sono dei medici, non sono degli specialisti, per cui non sanno veramente neanche cosa si può chiedere e che cosa no. Poi subentra la paura, subentra tante volte purtroppo nella patologia, subentra anche la vergogna, per cui non si osa mai. Allora, sapere che ci sono anche solo dei manualetti di riferimento, persone come noi che sono pronte a darci risposte, vuol dire che la nostra qualità di vita anche durante un problema di questo tipo può veramente migliorare. Allora vorrei farvi vedere intanto sul nostro tavolino abbiamo un pochino di queste pubblicazioni che lei ci ha accennato. Per esempio abbiamo un grandissimo libro che è proprio un libro di manifesto di lotta contro il fumo, quello che abbiamo detto prima. Adesso ci rimane un minutino e con lei vorrei capire se ci sono delle piccole regole di base per la prevenzione, per tutto, no? Per stare bene, si può dire mangiare bene, fare un po' di sport. Allora, per mantenere bene i nostri polmoni, una su tutte, l'abbiamo detto e ripetuto 1000 volte, non fumare vi fa male, non fate neanche fumo passivo, fate i controlli, può essere questo una base di Sì, buona maniera io direi di sì, non appena ci sono delle problematiche, parlate
parlatene con il medico di base che sicuramente vi sa consigliare. Una visita pneumologica può essere utile perché spiegare i propri sintomi a una persona che è in grado di comprenderli e di capire se è il momento di fare degli esami aggiuntivi oppure no. E nel momento in cui viene diagnosticata una malattia come questa, esistono in Italia dei centri di riferimento, che non vuol dire andare al di fuori del proprio paese, perché molto spesso esistono delle oncologie che funzionano benissimo, ma nella fase di inquadramento della malattia, del capire quali sono gli esami più indicati e qual è la terapia da affrontare, magari in quel momento fare un passo in più e andare in un centro italiano dove ci si occupi di questa patologia, e questo è quanto. Certo. Un'ultima cosa per chiudere, allora, si devono fare dei check-up per ogni patologia, per ogni nostro organo, c'è un'età più adatta per iniziare ad interessarsi. Allora, quando si parla di polmoni, di respiro, respirazione, quando bisogna iniziare a far subentrare una visita di controllo anche per quanto riguarda la respirazione? Allora, da che età? Dai 40, dai 50, più su? Quando? Il picco di incidenza della malattia rimane ancora intorno ai 65 anni, quindi qualsiasi tipo di controllo perde un po' di significato fatto in età giovanile. Direi che controlli e consulti pneumologici al di sopra dei 55-60 anni sono indicati, ma ripeto, devono esserci dei sintomi o dei segni presenti, mentre smettere di fumare va bene a qualsiasi età, perché comunque aiuta la nostra respirazione, aiuta a non peggiorare, a non sovraccaricare ulteriormente il nostro polmone, che garantisce l'ossigenazione a tutti gli organi. Certo, è ancora meglio, lo dico ai ragazzi che ci stanno seguendo, non iniziare, perché non è divertente, non vi aiuta a stare in gruppo, vi va solo male, esatto, non va bene. Allora io la ringrazio infinitamente, dottoressa Novello, grazie a voi per averci fatto capire meglio cos'è questa patologia, e grazie soprattutto per averci fatto capire che ci sono degli aiuti, ci sono qua in Italia, insomma si può chiedere e c'è una risposta. Allora grazie anche a voi. Adesso c'è un pochino di pubblicità e subito dopo torniamo qui però con un appuntamento dedicato ai più piccoli. A tra poco.